cerco di indagare nuove tecniche, nuovi materiali, ma al di là di questo esiste un pensiero unitario in tutta la mia opera, nelle varie serie, nei vari periodi. Credo che non sia così, diciamo, importante lo stile, la tecnica, ma è molto importante l'accoppiamento tra il messaggio, l'idea, quello che si vuole comunicare e lo stile, la tecnica che si usa per comunicarlo. Questa sintesi che è importante. Naturalmente sì, c'è una negazione o una mancanza che si può vedere anche dal punto di vista estetico. C'è un forte legame fra la mia arte e Bologna e l'Italia anche più in generale, perché nel 1989 sono accaduti dei fatti molto importanti in Cina, noti in tutto il mondo, i fatti di Tiananmen, e dopo quei fatti volevamo lasciare la Cina per la grande pressione che c'era, uno stato anche quasi di occupazione della città. E sono venuto in Italia e a Bologna non per caso, ma perché mia moglie è bolognese. E all'epoca ero un artista libero, quindi già indipendente, senza un posto di lavoro. Quindi sarebbe stato molto difficile continuare a vivere in quel periodo particolare. E quindi abbiamo deciso che dovevamo venire via. L'arte contemporanea ha uno stretto legame con la politica, perché ha uno stretto legame con la realtà che ci circonda nel nostro momento. L'arte per millenni ha sempre focalizzato sull'uomo, sulla sua esistenza. E ovviamente questo legame arte e politica è oggi ancora molto forte. E non si può certamente negare che in Cina ci sia una pressione sull'arte contemporanea o sugli artisti. Però dobbiamo anche dire che 30 anni fa in Cina non esistevano dei musei privati, esistevano delle gallerie d'arte, ma che negli ultimi 10 anni questi musei privati, gallerie private, si sono moltiplicati, ce ne sono oggi tantissimi e rappresentano uno spazio per l'espressione artistica che è sempre più grande. Un'arte come la mia non può essere mostrata in un museo governativo, in un museo dello Stato, però esistono tante altre possibilità per mostrare la mia arte, come ho detto, nelle gallerie, nei musei privati. E se esiste questa, diciamo, limitazione, non è che noi stiamo lì a non fare niente, noi comunque ci impegniamo per allargare il nostro spazio dove ci possiamo, esprimere. E se c'è la pressione, noi cerchiamo di trovare le strade per allentare questa pressione. Lo sviluppo della mia carriera di artista è stato proprio per ampliare lo spazio di un'espressione più libera. Per esempio, quando io ho iniziato a fare i graffiti a Pechino, che ancora non c'erano, certamente il governo è venuto a cercarmi, il governo voleva porre delle limitazioni, sono venuta la polizia a casa mia a chiedermi che cosa stavo facendo, però io ho insistito, non ho lasciato perdere, ho cercato di fare capire, di ampliare questo spazio e infatti poi piano piano così è successo. Credo che questo sì, si possa dire che è una missione. È una missione degli artisti, ma è una missione anche di tutti gli intellettuali ed è anche una missione di tutte le persone comuni in qualunque tipo di ambiente vivano o si muovano. Cioè, se ognuna di queste persone, utilizzando i propri mezzi specifici, le proprie modalità, va in questa direzione, la società allora cambia nella direzione della libertà.